credo che oggi ci sia una sensibilità aumentata alla questione dello spreco alimentare e quindi credo che questa sensibilità aumentata porti una maggiore consapevolezza dell'importanza di mantenere il patrimonio di salute che il destino, la natura ci ha assegnato, sia in senso individuale che in senso collettivo, e questo sostanzi una maggior sensibilità anche alle tematiche ambientali e diciamo di vivibilità dei posti dove passiamo la nostra vita, dove esercitiamo il nostro lavoro. E da questo punto di vista ho l'impressione che sia come una catena che si stia muovendo, fatta di vari anelli, e questo porta sicuramente a un riscontro positivo. Spero che però questa quotidianità di scelte si sostanzi anche con una visione superiore, globale, di prospettiva, che permetta poi di impostare delle politiche di tipo economico, di tipo sociale, che aiutino questa maggiore consapevolezza individuale sulla questione dello spreco, della tutela ambientale e della salute.